applauso ai nostri ospiti. Fabio e Jacopo. Qualcuno di voi Fabio lo conosce già, è stato qui 2 anni fa a presentare Mine, quel bel film che abbiamo guardato nel dicembre del 2016, quando avevamo appena iniziato questa avventura, quando erano le prime volte che ospitavamo degli autori qui da noi. Una bellissima serata, e da sono passati 2 anni, a volte la sensazione è che come se ne fossero passati 10, altre volte invece mi sembra ieri. Visto che la gente è passata di qui è tanta e le serate così sono state tante. Lascio che siano loro a presentarsi, la formula sarà la solita, 2 parole veloci prima del film, vado su, faccio partire, alla fine del film potrete fermarvi a fare domande, chiacchierare, intrattenervi con noi. Esatto. Ciao a tutti. Grazie di essere qui. Abbiamo fatto un film che secondo me è più interessante se viene visto senza sapere nulla o quasi. Diciamo solo che è stato concepito ed è stato girato in una maniera abbastanza nuova, anzi completamente nuova per il cinema. È stato girato completamente con queste mini camerine che si chiamano GoPro, che sono usate di solito dagli sportivi per filmarsi mentre fanno dei gesti atletici estremi. Noi abbiamo usato centinaia di queste camere contemporaneamente ed era la prima volta, mi sa, che qualcuno faceva una cosa del genere per fare un film. Quindi il risultato è abbastanza sperimentale, come sperimentale è stato il modo in cui abbiamo dovuto capire come realizzare il film, e dopo se avete domande siamo qua per rispondere, per prenderci insulti e tutto quanto. Sì, beh, ha detto quasi tutto Fabio, insulti compresi. E sì, è stata un'esperienza abbastanza assurda, perché come ha detto lui è la prima volta che si fa un film in questo modo, quindi anche per noi, prima anche proprio di iniziare a girare il film, è stato tutto un provare, riprovare, fare dei test per capire se poi questa cosa funzionava, perché il fatto che queste camere vengano usate per fare un film proprio la prima volta, e di solito invece vengono usate per fare dei filmati molto rapidi che si trovano su YouTube. E la nostra sfida era proprio quella, riuscire invece a portare questa estetica dei filmati GoPro che si trovano su YouTube, sul web, utilizzati molto dagli appassionati di sport estremi, all'interno proprio di una storia di 1 ora e mezza. Per noi questa era veramente la sfida. Poi l'altra sfida dopo aver girato il film è stato finirlo, perché oltre a tantissime inquadrature che abbiamo utilizzato, ci sono scene con più di 20 camere, droni, di tutto di più, tutto questo poi abbiamo dovuto metterlo insieme, e quindi è stato un lavoro di montaggio pazzesco, durato 7-8 mesi più o meno, con anche tutta la parte di effetti speciali, che di solito gli effetti speciali si fanno su delle camere ovviamente con una qualità superiore, facendo quello che si chiama lo storyboard, cioè scena per scena disegnando esattamente o visualizzando come fare gli effetti speciali. Noi invece tutti gli effetti speciali li abbiamo dovuti fare, noi non direttamente, ma le società che hanno fatto gli effetti speciali su queste immagini assolutamente atipiche, traballanti, col grandangolo. Quindi è stato proprio un'esperienza e una corsa assurda anche per noi, non solo per i protagonisti del film. Ecco. Poi a questo punto, giustamente come diceva prima Fabio, vedetelo e dopo ne parleremo più approfonditamente. Soddisfatti e rimborsati o...? No. Cioè almeno c'è il sindaco, quindi parlate con lui. No, io credo proprio che saranno soddisfatti. Poi... L'altra cosa di cui siamo molto contenti è che questo film è stato inserito nel filone di nuovi film italiani che stanno cercando di cambiare un po' il modo di fare cinema in Italia, quindi dopo Sollima, dopo lo chiamavano Gigrobo, Veloce come il vento, eccetera, stiamo continuando a cercare di creare un cinema diverso, e se ci sono delle serate come queste vuol dire che un pubblico c'è, quindi finché riusciamo noi continuiamo a fare film così. Esatto, comunque sì, soddisfatti e rimborsati, e rimborso... Eventuale rimborso lo dovete chiedere a loro comunque. Buona visione! No, non l'ho ripreso. Eccoci.
eccoci, ben trovati. Sono arrabbiati perché ha passato il volume con i titoli di coda. No, era partito. Anche voi. Ma posso farlo ripartire subito. Anzi, voi parlate, vado a farlo ripartire. No, no, no. Eccoci, buonasera a chi è rimasto. Un applauso. No, no, l'applauso lo stesso anche se non viene piaciuto totalmente. Ho messo il conto alla rovescia, ma siamo andati lunghi lo stesso. Ok. Lascio la parola a loro che vi parlano un po' del... che cazzo devo dire io? No, scherzi a parte. Credo che comunque per chi abbia visto Mine, questo è un lavoro totalmente diverso, dove i due Fabio, lui e quello che manca stasera, hanno dato un'idea a un qualcosa di nuovo. C'è la regia di Jacopo che secondo me siete stati tutti molto bravi, perché comunque questo era un film difficile sia da dirigere che da montare, al di là di quello che possa essere stato la resa finale, insomma, se è piaciuto o non è piaciuto, insomma, credo che in Italia in questo momento ci sia bisogno di questo tipo di film, di esperimenti, perché va bene i film che raccontano la periferia, va bene i film che raccontano dei coming of age, i mega tributi a Bertolucci, ma insomma ancora meglio se riusciamo a fare film di questo tipo. Personalmente mi è piaciuto molto, sono un po' di parte, anche se l'avevo visto senza grandi aspettative, nel senso che ero curioso di vedere come avrebbe retto sul lungo termine un film girato con l'estetica della Brevitas, quindi tante brevi trasmesse insieme con in più l'elemento del thrilling, dell'azione, e vorrei che voi ci parlaste di quello che è stato il percorso creativo, produttivo, anche quello che è stato il girato. Mi ricordo certi tuoi post in cui descrivevi le difficoltà del girare con 20 inquadrature tutte insieme, poi insomma di quello che è stata la lavorazione dopo. Ci spostiamo un po' al centro per me. Ma in realtà magari loro hanno preso male. Esatto, siamo siamo. Nel frattempo voi preparate domande. Io mi scuso innanzitutto perché lui ci ha portato a mangiare come dei porci, sono macchiato con l'olio, è una cosa che mi dà fastidio, quindi la dico subito così si è notata una macchia. Se non l'avevate notata. No, così non è che uno dire, ma ha una macchia? Sì, ho una macchia, sono macchiato d'olio. No, vabbè, è stato molto difficile da girare perché non è un classico film in cui c'era la troupe con le camere, insomma, piazzate da una parte che nel cinema si chiama angolo morto e per cui tutta la troupe si può nascondere e finita quella porzione di riprese e poi ci si sposta per riprendere dall'altro angolo. Qua c'erano tante camere posizionate come camere di sorveglianza, gli attori avevano addosso delle camere e si muovevano, per cui il campo era a 360 gradi, quindi noi dovevamo nasconderci nel bosco con dei camouflage, con delle rami, con le foglie secche in faccia, quindi da girare è stato quasi un progetto militaresco, cioè a azione, dovevamo nasconderci e avere i monitor sottoterra quasi, e molto spesso diciamo che i monitor non prendevano segnale dalle 20 camere, quindi comunque abbiamo dovuto cercare in ogni fase di capire come fare questo film, ma addirittura dalla scrittura, cioè di solito in una sceneggiatura uno dice, scrive dettaglio del bottone, no? Perché si presuppone che poi uno andrà a fare l'inquadratura del bottone, mentre in questo film, siccome non c'era una regia classica, dovevamo cercare di visualizzare come avrebbero girato le camere, quindi per inquadrare il dettaglio di un bottone avevamo bisogno che un personaggio si avvicinasse e una delle sue camere avrebbe inquadrato il bottone, quindi era il personaggio si avvicina al bottone, cioè dalla scrittura alle riprese, al montaggio, alla post-produzione, alla musica, qualsiasi cosa. Era un film che abbiamo dovuto cercare di capire come fare, sostanzialmente. Sì, poi un film anche ad alto margine di rischio, non solo produttivo, ma anche fisico, nel senso che durante il film della gente si è anche fatta male. A 3 giorni dalle riprese, per esempio, uno dei due attori protagonisti si è rotto la clavicola, andando in bici, perché anche gli attori, ovviamente non sono loro che fanno tutte le acrobazie, sono degli stuntman, però in alcune scene loro dovevano fare delle frenate, cioè, e quindi dovevano essere gli attori stessi, perché togliendosi poi il casco dovevano essere riconoscibili.
e uno dei due attori protagonisti si è rotto la clavicola tre giorni delle riprese. Noi, panico ovviamente, al che abbiamo chiamato Lorenzo Richelmi, che è il personaggio di Max, che è l'unico attore italiano poi del cast, e lui ha sostituito quest'attore praticamente in corso d'opera, quando noi avevamo corso praticamente il rischio di non fare il film, perché dopo mesi di preparazione, il fatto che comunque noi abbiamo girato a settembre dell'anno scorso, quindi aspettare che l'attore guarisse voleva dire aspettare la primavera, ovviamente, per avere le stesse condizioni climatiche, gli stessi scenari e via dicendo. Poi, durante una scena, la scena in cui il Dark Rider cade nella cava, uno degli stuntman si è fatto male, con la maschera si è tagliato. Avevamo un'ora per girare la scena, perché poi dovevamo sgomberare. Io avevo le sue stesse taglie e quindi alla fine mi sono dovuto vestire io da Dark Rider, preso la disperazione, e girare io con la scena. Quindi anche un film, diciamo, che ci ha visti protagonisti nel delirio, non solo, sai, di attore. Uno immagina il regista come uno che sta seduto dietro la sedia e dal megafono grida azione, stop, ok, buona, ce l'abbiamo. In questo caso, come diceva Fabio, noi ci dovevamo nascondere, dovevamo poi gestire tutte queste telecamere contemporaneamente. È stato un bel delirio. Ogni tanto succedeva che perdevamo il conto da quante camere ci fossero, e a fine giornata ci ricordavamo che c'era una camera in un punto che era rimasta accesa tutto il giorno, e quindi voleva dire avere ore e ore e ore di riprese, che poi dopo dovevamo rivedere, capire se usare o non usare. Poi a tutti gli effetti, alla fine, noi non abbiamo rivisto tutto il girato del film, perché sarebbe stato impossibile. Ci siamo concentrati su quelle che erano le scene con la recitazione migliore, e di quelle abbiamo visto tutte le camere, ma di alcune no, perché altrimenti saremmo ancora qua a guardarlo. Noi non abbiamo fatto un conto preciso delle ore di girato che avevamo, ma credo che forse quasi un mese di girato consecutivo. Quindi impossibile, cioè, sarebbe stato un film che sarebbe uscito 2-3 anni dopo, no? Ora che avremmo visto tutto il girato, avremmo deciso... Come? Beh, noi abbiamo girato in media 4-5 ore al giorno, moltiplicato per 20 camere di media, quindi vuol dire, non so, fate voi i conti, a quest'ora, con la panza piena faccio fatica. Esatto, sì. Quindi, in realtà una domanda c'era già, quando siamo rientrati, ve la riferisco, mi hanno chiesto che droghe usate. Questa è la prima domanda che viene dal pubblico. Sono le droghe che usano noi. No, per un film del genere invece bisogna essere sanissimi, lucidissimi, quello è il problema, perché è un attimo che ti scappa di mano un film del genere, quindi non... Ma noi, essendo in Trentino, ci facevamo delle gran mangiate di carne, vino, lì ci fermavamo, ecco, perché poi la mattina il panico, per voi essendo girato tutto in esterno, il panico della mattina, Dio, pioverà, non pioverà, ci sono state delle scene dove i monoliti li abbiamo dovuti rifare completamente in post-produzione, perché c'era un vento, una pioggia tale che continuavano a cadere, e quindi abbiamo dovuto rifarle poi dopo, insomma. Altre domande, così per curiosità, ce n'è? Io volevo dire, mi avete, ho avuto il mal di stomaco tutta la durata del film. Perché questo è buono. Sono dei film che mi mettono molta ansia, devo dire. Ma per il tipo di riprese o per la narrazione? No, addirittura. Cioè, io volevo poter tipo coito di tabù. Ah sì, cioè ci avevate preso gusto a un certo punto. Cioè, veramente andava a dire, però dopo dice ce la farà, non ce la farà. Esatto, alla fine così, no, io ho detto infatti quando è finito il mondo, no, è finito, non è possibile. Beh, ma il finale lascia presupporre una serie di cose, in realtà c'è una fine, nel senso che lui è completamente intrappolato dentro questo sistema. Certo, ma il finale mica deve essere per forza sempre positivo. Troppo facile. Anzi, qui parla proprio di questo, no? Ma no, il film è uno degli argomenti del film, è come in qualche modo la tecnologia ci renda schiavi, detto proprio in soldoni. O il sistema in senso lato. Sì, cioè loro non sono
apparentemente sono due personaggi che vivono sull'onda della libertà, no? Si arrampicano sui palazzi, sembrano super liberi, ma in realtà sono schiavi, quindi continuano a filmarsi, continuano a essere vittime di un sistema che fa sì che loro possano andare avanti solo se, al di là anche della situazione della gara, però loro all'inizio lo dicono che solo grazie agli sponsor, grazie alle visualizzazioni possono poi fare soldi e guadagnare con quello che fanno. Ed è un po' una fotografia contemporanea di come le nuove generazioni oggi vivono anche il rapporto appunto con la società e con la tecnologia. Quindi questo finale senza speranza in parte richiama questo concetto. Ma però perché alla fine si vede la sua famiglia? Perché dopo i titoli di testa è venuto fuori un momento. È perché ha tolto l'audio lui. Lì sotto quelle immagini si sentiva il respiro di un Dark Rider. Quindi questo diciamo che si apre a interpretazione. Chi sta guardando quelle immagini? Chi è sopravvissuto alla fine? Poi attenzione, ecco, qui apriamo una piccola parentesi. Secondo me oggi nel cinema siamo un po' tanto abituati a avere un po' tutte le risposte. Cioè, i film vengono fatti per mandare a casa lo spettatore con tutte le risposte, il film magari il giorno dopo te lo sei già dimenticato. Invece, per me il cinema deve aprirti anche delle domande. Cioè, tu devi andare a casa e il film deve lavorare dentro di te. Questo è il mio personalissimo punto di vista, per carità. Però a me i film che sono rimasti di più dentro sono quelli dove non ho tutte le risposte. Cioè, i grandi autori, adesso non per scomodare, per paragonare, però per esempio Kubrick era uno che nei suoi film certe cose le spiegava, te le prendevi così come erano e poi stava a te. Sì, ovviamente ce l'hanno detta questa cosa. In realtà poi il monolito riprende il concetto dell'iPad, dell'iPhone, quello finisce un po'. Come Eyes Wide Shut, inizia come l'Odissea nello spazio, finisce come Eyes Wide Shut. E ma tra l'altro il monolito in questo film era da uno smartphone gigante, ma se andiamo a vedere bene il monolito in Odissea dello spazio è un oggetto non ben identificato che sia le scimmie, i primati che gli astronauti, poi qualcosa che collega la Terra al cielo, qualcosa che sì, li collega a... Ma lì la grandezza di Kubrick, secondo me, esatto, nel fare un oggetto che ha una forma e un'iconografia talmente universale, talmente al di fuori del tempo, che tuttora oggi noi facciamo ride pensando ai cellulari e c'è della gente invece che ci vede 2001 di sé nello spazio. Infatti quando ho visto il trailer la prima volta, ho visto quella cosa lì, ho fatto un salto sulla sedia e ho detto cazzo, questi hanno messo un monolito in mezzo al film, non ci permetto. Però quando in realtà... Oltraggiosi quindi. Esatto. Quando in realtà uno smartphone gigante che viene acceso con un... Sarà molto peggio. Esatto. Sono molto peggio smartphone gigante piuttosto che monolite. Proprio dalla figura. Potevano mettere anche delle scimmie che si uccidevano a forza di smartphonate, probabilmente. Il due. Quindi c'è il sequel. Vediamo come va anche a livello internazionale. Adesso stiamo valutando. Le storie sono già state concepite? Beh, il film diciamo che non ha niente dei film italiani visti fino ad oggi. È assolutamente... cioè, sembra un film di Hollywood, una produzione... come complimento perché noi speriamo che tra italiano di solito è fatto in un certo modo anche buono perché ci sono degli ottimi film italiani, certo. Però è proprio moderno in tutto, cioè va oltre al di là della delusione del finale comunque ha la sua spiegazione, ma è un film che veramente è innovativo al massimo, lo dice una persona che è abbastanza tradizionale come dice. Infatti il 2 sarà un musical con le scimmie che spaccano i cellulari in testa del biker. Però, no, veramente, complimenti perché... Grazie. No, ma noi speriamo che tra 5-6 anni ci siano tanti Rai, tanti Mai, tanti Gigorobò, insomma, adesso devono anche uscire film nuovi di questi registi, cioè speriamo diventi un movimento e che ci siano sempre più film che spiazzino, poi possono piacere meno, ma almeno... che uno non vada già al cinema sapendo che sarà una commedia o un film drammatico sociale, cioè un qualcosa nel mezzo che dica cosa mi aspetto, non lo so. Infatti una cosa interessante di Ride
che tanti sono andati al cinema non sapendo cosa aspettarsi, quindi già quello era interessante, cioè per un film italiano. Beh, noi lo sapevamo che comunque stavamo facendo qualcosa di abbastanza ardito, tra virgolette, nel senso che sicuramente non è un film, giustamente come avete fatto notare voi, con l'happy ending. Loro non sono proprio due eroi positivi, se vogliamo vederla. Non c'è una storia d'amore, è girato in un modo totalmente fuori dagli schemi, cioè ci siamo proprio buttati senza paracadute. E questa è una cosa che ovviamente avevamo calcolato, ma è anche un messaggio proprio di, come dire, di voglia di usare, che secondo me il cinema italiano, e spero anche non solo italiano in generale, dovrebbe sempre avere. Ben vengano i cinepanettoni, ben vengano le commedie, così come i film di supereroi americani, però è anche giusto che ci sia spazio per dei film dove, cosa che poi in realtà in Italia negli anni 70-80 c'era, cioè noi siamo stati anche maestri di un certo genere. Noi avevamo il poliziottesco, avevamo il western, avevamo degli ibridi tra la commedia e il western con Bud Spencer e Terence Hill, penso, ad esempio. Cioè abbiamo fatto scuola e insegnato a tutti i grandi autori americani di oggi, vari Tarantino, Rodriguez e via dicendo, comunque si ispirano in gran parte al cinema italiano degli anni 70-80. E quella cosa un po' ce la siamo dimenticata negli ultimi 20-30 anni. Però ha sempre fatto parte del nostro background cinematografico ed è quello che poi ci ha reso anche in buona parte famosi nel mondo. Quindi è anche giusto che ci sia un risveglio di coscienza da quel punto di vista e speriamo che ovviamente questo sia, come diceva, un tassello per poi andare avanti e riuscire a farne degli altri. Ecco. Sì, mi collego a questo discorso, perché il cinema di genere in Italia in effetti siamo passati dai Corbucci, Pulci, ad anni bui di... Oddio, qualcosa c'è stato, però effettivamente anche... parlavamo prima. Come? Alex Lavie. Alex Lavie, Damiano Damiani, però vabbè. Damiano Damiani non è proprio un regista di genere, ci sta. No, nel senso che mi sto perdendo. Siamo passati comunque adesso a una riscoperta del cinema di genere. Vabbè, abbiamo avuto Veloce come il vento di Rovere, abbiamo esplorato il mondo delle corse, i Manetti, i fratelli Manetti, bene o male non hanno mai abbandonato l'artigianalità del genere. Adesso in questi ultimi anni avete nominato voi alcune riscoperte come Gigrobot, eccetera. Voglio fare due domande che alla fine sono una. La difficoltà, avete avuto difficoltà dal punto di vista produttivo a presentare un film del genere e a portarlo avanti, oppure questa riscoperta del cinema di genere vi ha comunque dato una mano, ha incoraggiato chi ha dovuto anche sostenervi? E l'altra domanda invece voglio che Fabio ci dica, siccome tutti dopo mai erano convinti che tu e l'altro Fabio vi sareste lanciati in un'altra coregia, questa cosa, secondo me, è anche molto coraggiosa e molto onesta di spingere un altro esordiente ad entrare nel gruppo degli esordienti, dei nuovi registi. Cosa vi ha spinto a farlo e cosa vi ha incoraggiato effettivamente a fare in modo che anche Jacopo potesse portare avanti la sua opera, quando voi effettivamente dopo Mine avreste benissimo tranquillamente potuto fare la vostra regia, insomma, e ciao. Volevamo scaricare la responsabilità su un altro. No, vabbè, la prima domanda. Beh, noi abbiamo portato il progetto alla Kired, che è una casa di produzione, ma innanzitutto è una casa di distribuzione. E la casa di distribuzione cerca sempre di capire che armi ha per vendere un film. E quando noi gli abbiamo presentato la frase magica, un film così non si è mai fatto, già loro interessava un po', perché volevano capire in che senso. Tutte queste GoPro, questo modo di girare, questa nuova estetica che sta nascendo. Quindi lì si sono interessati, gli abbiamo fatto leggere la sceneggiatura, gli è piaciuta e siamo stati spiazzati da quanto abbiano detto sì in maniera abbastanza veloce e da quanto abbiano assecondato tutte le nostre follie nel progetto. E almeno il film finale, può piacere o no, ma non è frutto di mediazione, cioè è una visione che avevamo, e almeno, soprattutto perché il budget è basso, quindi non è che c'erano dei rischi altissimi in ballo, non c'è stato quel solito processo, soprattutto per i film grossi, che snatura l'idea iniziale, a parte i rischi fisici, ma anche psicologici, comunque è stato complesso.
E invece sulla seconda domanda, no, beh, a noi interessa, come dire, cercare di creare un nuovo movimento, perché noi possiamo fare un'altra regia, ma sarà un film ogni 2 anni, un film ogni 3 anni. Invece a noi interessa che ogni anno escono 4, 5, 6 film così, e quindi un modo interessante è quello di coinvolgere sempre più filmmaker, sempre più sceneggiatori, sempre più direttori della fotografia, per creare un vero e proprio affresco di film che appunto siano diversi, siano rivolti a un nuovo tipo di pubblico e siano rivolti anche all'estero. Cioè che secondo me uno dei primi che ha iniziato a fare questa cosa è Sollima, cioè ha preso un genere, gli ha dato un nuovo vestito e ha funzionato benissimo in Italia e sta spopolando anche all'estero. E quindi insomma ci interessa creare un nuovo universo di storie, e il cinema in sé non è un mestiere individualista, è un come dire, tutti i progetti funzionano quando c'è un grosso gruppo che ci lavora dietro, al di là dei soliti che vengono nominati, che sono i registi, i produttori, dietro c'è una squadra di persone, e quindi è interessante. Poi sai, noi essendo un duo siamo abituati già a confrontarci o a scornarci, quindi abbiamo detto se siamo un duo possiamo essere anche un trio. E quindi abbiamo allerta e pieni di brio. Esatto. E quindi abbiamo ma non è scontato, nel senso che no, beh, anche Matteo Rovere esatto. Sta creando una rete, appunto lui ha prodotto tutta la trilogia di Ti smetto quando voglio, che viene poco citata, per esempio, e adesso sta producendo un western tarantiniano ambientato durante l'impero borbonico, cioè comunque oltre a girare i film, per cui, come dire, c'è un po' la voglia di prendersi sulle spalle la responsabilità di traghettare i film italiani verso un nuovo periodo. Ma anche perché, senza nulla togliere al cinema, nel senso anche il luogo fisico, però con tutte le nuove piattaforme che ci sono adesso, in realtà ci rendiamo conto che c'è una varietà di contenuti che una volta non c'era. Cioè una volta se volevi vedere un film andavi al cinema o al massimo aspettavi che lo passassero in televisione. Adesso ormai anche dall'Italia le nuove generazioni sono abituate a confrontarsi con generi e con linguaggi che una volta erano delle cose molto di nicchia, e quindi inevitabilmente anche i gusti del pubblico stanno cambiando. E quindi penso che questa sia una sorta di evoluzione necessaria e che prima o poi sarebbe successa comunque. Ovviamente merito a Fabio Guaglione, Fabio Resinaro, Rover, eccetera, eccetera, però ormai questa cosa era lì, dietro l'angolo proprio. Sì. Sì, nel senso che proviamo in un paese che, come sapete, il fatto che qualcuno si metta a disposizione di altri è sempre vista come una cosa... Crea dell'imbarazzo. Sì, perché comunque non siamo abituati. Viva Dio che è le nuove generazioni, insomma. Io ho definito nuove generazioni, è una cosa abbastanza... Poi fa ridere, perché gente come Spielberg, Lucas, questa roba la faceva sì. 30 anni fa, 40 anni fa. No, sono Spielberg e Lucas. Sì, però fa ridere perché noi per certi versi abbiamo l'esterofilia e ci ispiriamo a un certo tipo di modelli. Però poi quando si tratta, passatemi il termine, di tirare fuori le palle e farle veramente le cose, preferiamo vivere in una comfort zone dove tutto è gestibile e non si esce da quelli che sono gli schemi. So che avete altre domande da fare. Sì? Vai! Vado. Tre piccole curiosità veloci, se posso. Allora, mi è piaciuto molto il film, quindi vi ringrazio per la vostra opera. A me ha ricordato molto una serie televisiva che adesso vanno tanto di moda, che è Black Mirror, dove i mass media, la tecnologia è protagonista, e proprio anche nella trama, che tante volte gli episodi sfociavano quasi nell'horror. Volevo sapere se in qualche modo vi avevi ispirato. Beh, sì, ovviamente parlando di tecnologia è inevitabile, i riferimenti a Black Mirror ci sono. Okay. Ma anche se non avessimo voluto farlo esplicitamente, ci finisci abbastanza facilmente in quel calderone lì. Ecco, sì. Okay. La cosa un po' inquietante è che la prima versione della storia è stata scritta un po' di anni fa,
e più passava il tempo e meno distopico sembrava. Cioè adesso, se domani Facebook indice un concorso in cui quello che rischia di più la vita gli danno 100.000 euro e muore qualcuno tutto in diretta, io non è che mi stupirei più di tanto. Mentre magari tipo 4 anni fa era fantascienza, no? E quindi nelle recensioni c'è qualcuno che ha scritto: in realtà Black Mirror prende un aspetto della tecnologia di oggi, lo cambia talmente tanto che ti guardi un episodio distopico. E invece qua è come se avessimo messo un piccolo accento, ma è tutto tremendamente realistico, quindi questa cosa è ancora più inquietante forse. In realtà in parte ci siamo ispirati a un film degli anni 80 che si chiama L'Implacabile, The Running Man, con Schwarzenegger, che per essere un film degli anni 80 era avantissimo, raccontava di uno show televisivo dove c'erano dei concorrenti che dovevano sopravvivere ammazzandosi e la gente lo guardava in televisione. E c'è un po' chiaramente anche quello. Poi ovviamente negli anni 80 la tecnologia era televisione, oggi invece abbiamo i device, quindi è tutto rapportato. Bene, avevo tante curiosità, adesso me ne viene in mente un'altra, perché lavorate con così tanti attori stranieri, già nel precedente film, pochi italiani? Ma perché se si vuole esportare all'estero, distribuire fuori, deve essere girato in lingua il film, quindi il limite è che se lo giri in italiano, fuori non doppiano come noi facciamo in Italia. Cioè questa sera avete visto un film italiano doppiato in italiano? Sì, no, in realtà è stato, noi abbiamo girato in inglese, questo è quello che avete visto, un film doppiato in italiano, ma in realtà... In inglese, anche in inglese. Sì, c'è un po', secondo me c'è anche il discorso del genere, nel senso che appunto Gomorra avrebbe solo senso girato così, neanche in italiano, proprio nella lingua dialettale, mentre con i generi così netti, insomma, tipo la fantascienza, eccetera, se io inizio a vedere delle persone che parlano italiano con delle inflessioni, forse mi butta fuori dalla storia. Cioè, se siamo su un'astronave e qualcuno parla con un accento toscano, io farei tanta fatica, no? E quindi non è vero, perché il cinema internazionale ha creato dei non luoghi, che noi diciamo sono americani, no, in realtà sono dei non luoghi, no? E quindi qua, col fatto che eravamo in un bosco, eccetera, abbiamo fatto questa scelta. Poi in realtà, in originale lei ha un accento spagnolo. Il Ride 2 sarà in bresciano. È vero, sì, l'ho letto su internet. Posso chiedere l'ultima cosa, poi basta. Il fumetto, come mai prima del film, quando riuscite con Comitanza al film, che l'ho letto io e alla fine, però non c'è, cioè è quasi un prequel. Quasi. C'è anche il libro. Diciamo che mentre lavoravamo sul film, la cosa interessante era che il mondo in cui era ambientata la storia era vivo, quindi io e lui mentre lavoravamo ci facevamo un sacco di domande. Sai, tipo quando i bambini giocano e dicono: ma è più forte, capito, Hulk o la cosa, no? E quindi abbiamo detto: però sarebbe interessante sapere quel personaggio lì prima cosa faceva, oppure ma perché il custode sotto, ma c'è, è successo. Anche a livello di linguaggio c'è un discorso di cross-medialità. Sì, sì, senso, sì. Sì, però secondo me... Volevate fare un film, volevate fare un film collegato a qualcosa che nel frattempo nella realtà esisteva. Certo, ma è nato più dalla voglia di divertirsi questo film, sì, qua. E quindi dicevamo, però sarebbe bello capire... Sì, e quindi ci siamo detti, però allora sarebbe interessante esplorare questo tipo di storie in altri media, in modo che se esce il fumetto, il libro non è la storia come si va a vedere al cinema, ma dei pezzi complementari di un puzzle che se uno si guarda il film e li sa, se lo gode ancora di più. Magari guarda gli altri in sala e dice: magari questi non sanno che io ho letto il libro, quindi so perché quello è sotto, cosa gli è successo, eccetera. Quindi era anche quella cosa lì un po', il fatto, anche perché viviamo in un'epoca in cui, secondo me, le persone vogliono vivere in altri mondi, quindi magari se vogliono vedere la serie televisiva, poi vedere lo speciale di 2 ore su un personaggio, poi comprarsi una maglietta, ma non per una questione di soldi, ma per una questione di, come dire, esplorare un mondo, sentirsi, come dire, appartenere a quel mondo lì, ma anche una questione di soldi. No, scherzo. Ah, ma in realtà questo fatto del, diciamo, del creare un immaginario, oggi come oggi, penso per esempio alla musica, cioè oggi come oggi quasi tutti i cantanti contemporanei, le band, quasi tutti quelli che fanno successo è perché si portano proprio dietro un immaginario estetico, non è gente che fa solo dischi, è gente che fa il cameo, che fa il film, che fa l'ospitata nel disco dell'altro. Cioè ormai viviamo in un'epoca in cui
come dire, avere solo un vestito rischi di star stretto lì, no? E visto che noi stiamo raccontando, volevamo raccontare proprio questa generazione, perché no, insomma, sfruttare questo film per mettere un po' dei pezzi anche non solo nel cinema, ma anche nel fumetto, nel libro e via dicendo. Poi, ovviamente, questo è un tassello, noi adesso vediamo anche come andrà fuori dall'Italia, poi sarebbe bello pensare anche, che ne so, a una serie, a un numero 2, a un numero 3, tant'è che... Al gelato, sì, perché noi abbiamo... Uno dei nostri sogni è avere il cuor di monolite, si chiama, è un biscottone. Ah, come... Sì. È come il cucciolone, però dietro, invece delle barzellette, c'è le regole, no? Giusto. Questi sono i nostri... E che lo accendono, il cucciolone che mangia con un like. Comunque, al di là del merito del film, secondo me questo discorso di aver creato una rete anche esterna al film di fumetti potrebbe essere una buona fetta del futuro del cinema, nel senso che crei un qualcosa che comunque porta, non dico la fidelizzazione, però comunque anche ad avere la curiosità di approfondire, ma tramite, non so, lo studiare un fumetto o vedersi qualcos'altro su altre piattaforme. Poi inevitabilmente uno nella propria opera ci mette un po' di sé. Noi siamo cresciuti comunque con i fumetti, i videogiochi. C'è un po' un Ready Player One italiano. Sì, no, l'hanno definito anche... Sì, forse avevo anche letto una frase di questo tipo. Sì. Poi fra l'altro... Sto leggendo il libro. Fra l'altro io personalmente, ma penso anche Fabio, siamo molto contenti per come è stato percepito il film, perché è ovvio che un film del genere noi avevamo il terrore che ci tirassero veramente le banane dietro. Soprattutto le scimmie. Un certo tipo di critica, quella classica, temevamo fortemente che il film... È un film dove devi stare un po' al gioco, non so come dire, cioè devi un po' accettarla questa cosa, devi aver voglia di farti questa corsa in un'ora e mezza. E noi temevamo che sarebbe stato ostico. Invece, tra le critiche più belle c'è il Ready Player One italiano, molti l'hanno definito poi un prototipo. Qualcuno ogni tanto, perché poi c'è tanta gente che mi sta scrivendo, mi dice, ma allora, sicuramente voi avete fatto qualcosa che poi domani Hollywood prenderà e ne farà una versione col budget che noi non avevamo. E quindi sono contento che questa cosa sia passata, cioè che comunque sia un film unico, nel bene e nel male. Io di questa cosa sono molto fiero di riuscire ad aver fatto comunque una cosa fuori dagli schemi e soprattutto che viene dall'Italia, perché se un domani qualcun altro replicherà questo sistema, comunque si appoggerà a qualcosa che viene da qui. Quindi questo mi rende fiero. Io, eccomi. Allora, prima lui, poi lui, sì, ne abbiamo due. Vai. Well. Allora, volevo sapere... Intanto a me il finale è piaciuto tantissimo. Vive, vai, vive finali negativi, evviva! Allora, perché ti è piaciuto? Adesso no, vai, perché è un fan di Umberto Eco, dell'opera aperta, così. Perché mi è piaciuto? Sì. Perché non me lo aspettavo. Uno, perché mi piace, due, perché mi piacciono i finali tristi, perché... Non è tanto triste. Beh, non è positivo. Tre, perché raggiunge meglio il messaggio che il film voleva dare, secondo me. Senza speranza. Abbastanza. Ma anche lui, che lui alla fine, dopo 2 ore che scappa, rimane lì, ci prende gusto, nel senso. No, sì, esatto. È quello lì il finale, cioè alla fine il suo cerchio si è chiuso, cioè lui in quel momento lì si dimentica della figlia, della famiglia, ed è un po' come noi che tutti i giorni della nostra vita corriamo, e non è che ci fermiamo più a chiederci, ma... Ha senso che corriamo e non fermarci? No, ormai poi ci prendiamo gusto questa cosa, no? Aspetta, devo chiamarla, devo mandare, devo andare via. La morale del film è che prima o poi WhatsApp sul cellulare lo devi mettere. Puoi scappare finché vuoi. C'è un'altra domanda? Ah, no, aspetta, lui no, non ma ha fatto una domanda. No, pensavo volessi fatto una domanda. Mi è piaciuta anche la citazione a Fuga da New York. Okay. La domanda è, in fase di scrittura, se... Fin da subito avevate in mente una storia che continuasse a girare, a cambiare genere, a cambiare obiettivo, perché prima c'è la gara, poi c'è non c'è più la gara, dobbiamo scappare, poi non è più scappare a me. Se fin dall'inizio la storia era solo cioè
se continuava a cambiare o se è stata una cosa che è andata per gradi, ecco. No, no, diciamo che fin dall'inizio è stato concepito in tre segmenti, praticamente, come i tre atti del film, eccetera, e ogni volta cambiava un pochino il genere, cioè il momento centrale, per esempio, è quello più vicino ai film found footage, quindi ai vari Blair Witch, Rec, cioè quelli in cui scompare la musica, è tutto ripreso un po' di nascosto, tutto un po' crudo, è un survival, e poi è stato studiato così. Ovviamente, però, man mano ci lavoravamo, e più questa cosa si ampliava, cioè quando iniziamo poi a metterlo in scena, mettere le musiche, mettere gli effetti speciali, cioè ci accorgevamo che il film aveva molti più linguaggi, infatti poi c'è questa deriva, non è una deriva, un innesto finale sempre più horror con la cosa della setta, eccetera, eccetera, che un conto è pensarla e scriverla, poi quando la vedi dici, vabbè, tardi, ormai l'abbiamo fatto così, per cui, però secondo me anche quello è bello, cioè che quando a un certo punto arriva questa setta che fa questo rito con la musica tecnomassonica, per me è una roba, cioè può piacere o no, però è un colpo, non so come dire, non è è un reality show, applauso, hanno vinto, hanno perso, cioè è una cosa che sconvolge, io preferisco, cioè sconvolgere ma far piacere a 6 persone su 10 il film piuttosto che 10 che dicono ma sì, carino non deve esistere, ma come mai? Io quando, siccome sono matto, vado a googolare tutti i commenti di tutti gli stati in cui è uscito, praticamente tutti, infatti cioè, con Google Translate tipo fagiolo, pesto, pelato, fucile, boh, vabbè, però se c'è un cuoricino e un like, penso, e vedo che anche, vero, non è detto, magari il like è per Armie Hammer, vedo che è un film che proprio, o vedo 8-9, no, è bellissimo, super intenso, o è 1-2, ma che cagata, alla fine la bomba, per cui, cioè preferisco quello, anche perché poi nella media è andato bene, se è andato male, magari no, però preferisco quello piuttosto che un film normale, dove nessuno si prende dei rischi, cioè finché possiamo io cercherò di prendere dei rischi consci, quindi cioè fin dall'inizio, ma anche perché è una storia metanarrativa, cioè loro sanno di essere dentro un gioco, di essere dentro un videogame, tanto che dicono quello è il boss finale, per cui è inevitabile che il film sia fatto a strati di, anche di forma, quindi all'inizio sembra tutto un film fatto con l'estetica delle riprese dei device digitali rubati, poi diventa un reality show, poi diventa un survival, e poi diventa Super Mario, diventa Rider, non so. C'è la signora? Prego. No, mi è piaciuto molto, mi ha preso molto bene, l'unica cosa, ci sono delle acrobazie dentro che con quelle vicine non si possono fare. Lo sportivo, noi abbiamo avuto un sacco di critiche per questa cosa qua. Il nostro hater numero uno è lo sportivo. Ci hanno detto no, la doppia piastra, la forcella, queste cose. Ma infatti, ci siamo giocati tutto per una doppia piastra. Ma infatti quando io googlo nelle mie notti da solo, eccetera, e vedo una stellina su 10, poi vado a leggere, no, figli di merda, perché con quelle bici lì non si può fare. È vero. No, allora lì c'è... Cioè se mettevano una K-47. No, noi abbiamo anche, diciamo, Il film Metal Jack diventava un film di merda perché c'era la K-47. No, è che un film è sempre un discorso di mediazione, quindi anche a livello estetico abbiamo preferito a volte che le bici fossero più belle da guardare rispetto a quelle con cui potevamo fare i trucchi, no? Quindi a un certo punto abbiamo fatto dei giochi di prestigio, però se ne accorgono solo quelli che sono appassionati di bici. Ci spiace che vi abbiamo offeso. La doppia piastra. Cos'è? L'abbigliamento? Io non ho ancora capito, però... Secondo me c'è una cosa molto interessante in questo film, senza andare a scomodare George Miller, però c'è un recupero anche nell'abbigliamento, nei look dei personaggi, comunque molto accattivante, molto... Poi c'è lo spirito. Molto identificativo anche. Secondo me nel film, spero che questa cosa ci sia, c'è lo spirito dello sport estremo. È un po' punk da quel punto. Molto, assolutamente. Ma anche per come è stato proprio girato, c'è quella cosa lì. Quindi mi auguro che non sia una doppia piastra a rovinare il film. Una forcella. Un'ora e mezza di film così, cioè se vai a vedere anche i filmati dei professionisti del Down Hill, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, non si fa. Ma infatti io sei riuscito a creare una visione. Ma
siete stati bravi a fare una ma prima del film infatti avevo avvisato, io andato vedevo con una certa, un certo timore, devo essere onesto, perché non sapevo cosa aspettarmi, anche venerdì mattina mi hanno chiamato dalla radio per parlare del, di quello che ci sarebbe stato il weekend e mi hanno chiesto ma quanto dura, ma come hanno fatto. Beh, non è un film, non è una gara di downhill, non è un tutto girato in soggettiva perché sennò veniva il vomito senza il peggio che il 3D probabilmente. Cioè sono riusciti comunque a creare un equilibrio tra quello che è la narrazione, la tensione, la suspense, le soggettive che sono oggettivamente disturbanti, ancora più della nouvelle vague con la camera a mano, nel senso, però voglio dire, sì, cioè, noi, fare... no, ma questa ce la rivendiamo. No, ma sono stupito quando è uscito questo film, è veramente, ha ragione lui, noi eravamo pronti i pomodori, perché comunque, cioè, ve li sareste anche meritati. No, ma sono uscite delle recensioni, ma a parte positive, ma che... Cioè, Cicanova ha detto no, dei tratti picassiani, è un film italiano che doveva andare a Venezia, ma è veramente assurdo che... Io sono stato anche da Marzullo. Da Marzullo sono rimasto... hanno usato termini tipo come prendersi un acido, robe che da Marzullo... un trip di un acido... No, appunto, io sono super contento di come è stato accolto, soprattutto dalla critica dove temevo il peggio. E poi, almeno, penso che anche a te continuano ad arrivare... Sì, sì. Quindi hanno reso un po' l'onore anche delle armi, nel senso... Sì, che... sì, sì. Ma il fatto che poi la gente va da Marzullo non te l'aspetti, cioè quando vedi... Sì. Cioè che Marzullo chiede ai critici, quelli un po' agé, mettiamo così, il fine della settimana e iniziano a... Cioè, ma Bertarelli c'era? Iniziano a parlare del... No, io mi ricordo c'era una signora, una... da Venezia era, che era fissata con questa cosa bellissima. Perché questo film ha la volontà proprio di colpirti la cornea, ti colpisci la cornea. Questa cornea è le virgolette, no? Oppure, è uscito questo film con Ramazzotti e Gasman, ma parliamo di Rai del fine della settimana. E noi eravamo sconvolti, cioè, oppure quando dico, vabbè. No, quello con Ramazzotti e Gasman c'è la settimana prossima. Bellissimo. Non so, non l'ho visto. No, colpisce la cornea. Evito a livello legale di film. Ma no, poi capito. E poi adesso sentiamo il pubblico e lui giustamente si aspettava, no? Invece. Vabbè, no, hanno montato solo i pareri positivi. Ma quando vogliono, guarda che. No, infatti, ma io ero molto preoccupato perché oltretutto sono andato da Marzullo mentre in contemporanea c'era il Festival di Venezia. Sì. Per cui c'era tutta una parte sulle nuove uscite cinematografiche italiane, cioè in Italia, e un collegamento con Venezia dove parlavano di film di Venezia. Sì, per cui ovviamente il paragone c'era, inevitabile. Tra l'altro era il weekend di chiusura di Venezia, se non sbaglio. Esatto. E molti dicevano, peccato, noi che abbiamo visto tutto il festival di Venezia e c'erano francamente le cose mediocre, aver avuto Rai da Venezia sarebbe stato quantomeno un gesto coraggioso, innovativo, finalmente. Quindi. Sì. Sarà troppo coraggioso, non lo so. Giornata degli attori. Ragazzi, vai. Volevo sapere, la difficoltà, suppongo, almeno per poco che so io, è stata nel montaggio, appunto per la mole di dati che avevate e di sincronizzare tutte. Quanto è durato? E una considerazione sul discorso che quel film che ci sta dicendo di che tutti devono fare WhatsApp, ma mi sembrava che alla fine la setta, la Black Ben Babylon, i soldi non li vuole cacciare della vittoria. Non so perché il concorso va avanti, cioè c'è la fase 3, la fase 4, che un po' c'era i due. La condizione in cui viviamo ci fanno annusare che c'è alla fine un premio, poi in realtà no, perché c'è bisogno di una promozione, allora poi no, perché poi il mutuo, è tutto così, un po' loro godono a farci vivere così. Allora, c'è preciso che ogni fase è stata difficilissima, non solo il montaggio. Il montaggio ovviamente sì, questo film qua è durato 9 mesi. Sì, rispetto ai film tradizionali penso... Con un parto, c'è il comontatore, gli sto pagando le rate dello psicologo, e c'è una scena, per esempio quella dove loro sono torturati in quella stanza con tutti gli specchi, dove vedono gli occhi, le fiamme, eccetera. A un certo punto non ci capivamo più niente, abbiamo dovuto fare un disegno su dove erano le camere e dargli un nome, perché col fatto che già erano tante, poi in più, con i riflessi si specchiavano, si incrociavano, non si capiva più niente, quindi abbiamo dovuto, cioè tipo,
tipo battaglia navale, ci siamo messi da A4 in primo piano, sì, e quindi cioè, è stato molto 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 complicato. E poi abbiamo cercato di dosare il, come dire, la grammatica cinematografica con quella di YouTube. Infatti in realtà abbiamo cercato di seguire le regole di montaggio abbastanza classiche, cioè sembra tanto tanto sperimentale e innovativo, ma poche volte abbiamo infranto le regole, perché sennò avrebbe dato fastidio. Non ditelo nessuno, questo è il nostro segreto, perché sennò avrebbe dato fastidio ogni 10 secondi. In realtà è montato quasi come un film normale. Dal punto di vista, forse Mine seguiva una regola di montaggio molto più ardite, se vogliamo. No, solo nella scena finale. C'era però c'erano delle sovrapposizioni temporali, ma comunque c'è una linearità temporale che... Sì, però il problema è che qui non hai dei termini di paragone. Se hai dei termini di paragone, capisci cosa funziona e come funziona. Qui invece, di volta in volta che si montavano delle scene, si mettevano insieme i pezzi, era uno scoprire... Ma il cast come ha reagito a questo, sapendo che comunque potevate usare la GoPro che avevi in testa? Allora erano esaltatissimi. Cioè... Erano esaltatissimi perché finalmente avevano la libertà totale. Cioè, loro poi davano il massimo in qualsiasi momento, perché non sapevano quale soggetto. Esatto, poi di solito gli attori sono abituati a essere ripresi in porzioni, no? Magari c'è il primo piano. Ma sanno anche qual è la telecamera che gli esatto, stai esatto. Qui invece loro erano assolutamente liberi di... Beh, ovviamente provavamo una scena con loro, stabilivamo quali erano le posizioni più o meno in cui dovevano arrivare, però... C'è stata anche molta improvvisazione da parte loro, anche il fatto di prendere coscienza di queste camere su di loro li ha anche aiutati proprio a entrare tanto nel trip del film. Cioè loro poi alla fine... è il bello di questo film che, essendo veramente fatto totalmente col cuore e con lo spirito, poi alla fine noi, gli attori, tutta la troupe, sembrava che fossimo andati in campeggio tutti insieme, cioè ci svegliavamo la mattina con gli zaini, andavamo nel bosco a fare queste jam session, che sembravano quasi delle performance teatrali, no? Dove loro recitavano scene dall'inizio alla fine, di solito, a parte le inquadrature master, ma di solito uno fa il totalone dove gira tutta la scena e poi si dedica ai vari dettagli. Qui invece noi giravamo, apparecchiavamo la scena e giravamo tutta la scena con tutte le camere contemporaneamente. Quindi un metodo nuovo e per gli attori super stimolanti, cioè loro erano... Ma infatti con questi stragalizzati ti emerge, ci sente. Proprio. Sofferenza e divertimento. Ecco, sì. Si chiama... Abnegazione proprio. Altre domande? Vai, ciao. Come avete comprato il barile? Ah, perché non si buca, non esplode? Puoi usare come anche tutti i nostri proiettili. Sai che mi è fatto venire in mente che forse era qualcuno di Movie Player, sì. Un critico di Movie Player, una rivista di videogiochi, ha detto: guarda, tutto bellissimo, però quando sparano al barile doveva esplodere. Perché nell'immaginario del videogioco, quando spari al barile, il barile deve esplodere. Ah, anche rosso. No, almeno Bucazzi. Deve essere rosso. Almeno Bucazzi con un fucile a pompa. Ma sì, in realtà non si vede proprio. Lui era dietro il barile, poi nel barile poteva esserci, per esempio. Tra l'altro stasera vi avevo chiesto di portare una GoPro perché io sto riprendendo, però era bello anche... Sì? Sì, ma... Mi manda 100 messaggi su WhatsApp al giorno, no? Lui, lo ascolto, tu era lo schiavo della Black Barbie. Ma appunto, lui che, cioè, voglio dire, è il compulsivo. No, gli manda solo i nani, è una cosa che non si può sentire. Tra l'altro mi è piaciuto il teaser in nani, nani, nani. Io ero soddisfattissimo già prima del film. È un tributo al mio amico Guaglione che mi piace tantissimo la canzone. Esce pazzo. Altre domande? Qual era il quarto comandamento? Se ti riguardi il film, a un certo punto c'è scritto piccolino, domani giuro. Paghi il biglietto, te lo riguardi. Verso la fine. Ti stiamo dando degli indizi, ti faccio. Se vieni ti faccio entrare gratis, dai. Volevo fare un momento, un secondo della ritmica, perché secondo me è una parte importantissima di questo film, perché ho visto per esempio mia nipote che ha 1 anno e mezzo, mia figlia gli fa vedere vari cartoni animati e la differenza sono tutte quelle cose lì,
c'è una lentezza rispetto invece ai cartoni di adesso, qui cartoni adesso musiche, luci, c'è animaletti che saltano di qua di là, un continuo caotico così. E questo mi ha ricordato molto che la ritmica fosse legata alla generazione di oggi. Però devo dire una cosa, che i nostri nipoti, però quello che vuole di più è la carica del 5-1 e gli aristocratici. Ma certo, ma noi avevamo la scusa in questo film, perché poi ecco, facciamo un attimo un passo indietro, nel senso che fare un film con le GoPro voleva anche dire fare in modo di giustificare il fatto di avere delle GoPro che filmassero in questo modo, perché uno dice ma perché avete girato un film tutto con queste microcamere? Perché queste camere fanno parte proprio della storia, cioè sono usate proprio da loro per riprendersi, e quindi automaticamente giustificano questa estetica, e di conseguenza, volendo noi raccontare questo mondo, che è un mondo fatto appunto di gente che condivide pronti via informazioni sui social, che in qualche modo è continuamente drogato rispetto alla propria reputazione digitale, al fatto di avere dei consensi, è inevitabile che il film abbia un ritmo di questo tipo, cioè frenetico e vorticoso anche. Che però abbiamo cercato di variare, cioè il film non ha un ritmo costante, cioè inizia, poi cresce, poi rallenta tanto, alcuni ci hanno detto troppo, non lo so, poi ricomincia, poi rallenta ancora e poi gli ultimi 20 minuti finali sono un'accelerazione continua. Cioè è tutto abbastanza studiato con una specie di diagramma, però anche lì è difficile incontrare il ritmo personale di tutti, cioè per alcuni era troppo frenetico, alcuni mi hanno detto ah, io aspettavo fosse molto più intenso, e sarei rimasto un attimo così, cioè dipende. Noi abbiamo cercato di anche lì comunque di andare un pochino verso il classico, cioè comunque rispecchia più o meno i ritmi di una storia normale, solo che sono tutti pompati, ecco quello è il punto. Quando deve andare veloce va veramente veloce. Ma secondo me c'è andata bene che qualche mese prima era uscito Ready Player One di Spielberg, che ha in qualche modo un po' anche sdoganato un certo tipo di estetica, di montaggio, perché se lo fa Spielberg allora lo possono fare tutti, no? E tant'è che molti hanno detto ah, è Ready Player One italiano. Quindi anche per la contaminazione. Sì, sì, assolutamente. Alla fine la GoPro è un accenno di realtà virtuale, nel senso, se vogliamo, perché comunque lo spettatore chiaro non è la realtà virtuale, però tu vedi un qualcosa che circonda il protagonista. Quindi... Una cosa che ho notato parlando appunto con gente che ha visto il film è che io temevo che in realtà questa estetica tendesse a buttare fuori dalla storia, cioè a rendere proprio refrattario il... E invece il contrario, mi hanno detto tutti, anche gente a cui magari dice guarda, non è il mio genere, però devo dire che fino alla fine avevi la sensazione di essere proprio lì, il film ti risucchia. Ti senti più fuori quando c'è la telecamera di sorveglianza, per dirti. Sì. E lì è il momento in cui ti rendi conto che c'è un occhio esterno, ma quando c'è la soggettiva, comunque così frenetica, tiene anche alta anche la tensione, che è l'elemento importante. Tutte quelle strutture che si vengono dove controllano, esistono veramente? Quali strutture? Quelle della grotta, le grotta, le scale. Beh, quello è un bunker della prima guerra mondiale restaurato. Ma la quarantena, ma di fumo dove eravate esattamente? No. Era vicino a Rovereto, a mezz'ora di Rovereto. Forte Pozzacchio si chiama. Sì. Quindi le strutture esistevano, poi ovviamente noi abbiamo portato dentro i monitor, tutta la parte tecnologica l'abbiamo aggiunta come elementi scenografici. Però l'americano aveva detto quali sono le armi, ma poi non solo, sapeva anche che il 112 bisogna chiamare. Allora qui, no perché ho scoperto che il 112 è in tutta Europa addirittura. Ah sì, non penso. Numero unico ormai. Volando ho scoperto. Sì. Ma in realtà noi dovevamo dirla questa cosa, perché il film è stato fatto in collaborazione con la Trentino Film Commission, che giustamente voleva che ci fosse che lo spettatore riconducesse in qualche modo l'estetica di questi luoghi a Trentino, quindi è stata quasi una scelta necessaria. La geolocalizzazione. Esatto. E la pista l'avete creata voi o esisteva già? Della non gara? Esisteva. Ah, esiste quella più camminata? Non abbiamo soldi. Insomma, la funzione del territorio?
Beh sì, comunque la Regione Trentino ci ha dato tanto supporto e poi a me è stato utile perché noi avevamo bisogno di un posto che avesse tanti scenari naturali molto molto d'effetto, quindi il film ha tante scenografie a questo zero, tra virgolette. Cioè la nostra difficoltà magari era raggiungerle, per esempio c'è quel monolite in quella gola tipo canyon e lì si poteva andare solo a piedi, quindi quelli si sono presi il monolite a mano e l'hanno trasportato in un torrente con l'acqua fino a qua per arrivare in quel punto lì. Noi gli altri della troupe ci siamo calati con delle funi perché era un posto accessibile solo così, però... Io non ci credo. Sei rimasto su quel ti mondo. Mando... ti mando il video, no? Cioè io, anzi, ci ho fatto mettere a no, tutti... Lui che si cala con che fa, che si cala con... Ma cosa vorresti dire? No, comunque c'è... Ma l'hanno calato, non ha... Sì, con Berricello, un elicottero... Prima l'abbiamo organizzato. No, poi tutti col caschetto di sicurezza, perché cioè, comunque è stato tosto da girare, però in cambio abbiamo avuto tanti scenari bellissimi da vedere grazie alla Film Commission Trentino. Quindi ci hanno fatto mettere uno striscione gigante. Guarda là quando dici grazie alla Film Commission Trentino. Cosa guarda? La telecamera. Ah, grazie Film Commission Trentino. Tornerai. Magari becco anche qualche soldo per sta marchetta. Dai. Grazie, c'è rivalità tra valli, tra robe del genere. Diciamo che quando una rivalità tra regioni, un po' più la nostra più invidia che rivalità, ma vabbè. Facciamo la pace. Facciamo le buche. Facciamo la spalla. Beh, ci hanno invitato lo scorso weekend a Trento al Festival dello Sport. Giusto? Sì, è vero. E noi ogni temevamo fortemente per i famosi discorsi delle doppie piazze. C'è stato uno stizzitissimo anche lì. Cioè molto più arrabbiato, ma proprio arrabbiatissimo. Abbiamo cercato di... Noi alla fine siamo arrivati al compromesso. Dai. Con lui no, proprio no. Non c'era la doppia piastra. No. Ma ha pagato il biglietto? Non lo so. Magari era gratis, pure, capito? Si è visto pure il film. Ma poi, se è chiaro che noi abbiamo fatto il film che prende ispirazione da quel mondo lì, però... Cioè, non è un film sullo sport. Esatto. Al massimo c'è una metafora dello sport, però non è un film sui contest bike. Ma poi, voglio dire, nel film manca solo che atterrano gli extraterrestri, il problema è la doppia piazza, ho detto qua. Probabilmente sono quelli di Black Babylon, sono extraterrestri. Questo non c'è dato sia assaggio. Sì. Ma ognuno la fa sua. Ha costruito le piramidi e si sono inventati Black Babylon. Altre domande, ragazze? Sì. Volete andare? Vi lasciamo andare. Avete voglia di andare, davvero? Come vogliono loro, ma siamo venuti qua apposta. Comunque prima avete citato tre film italiani che devo dire che sono tra i tre film migliori italiani di questi ultimi tempi. Alexandria. Comunque fa piacere vedere persone. Guarda, e sono bellissimo. Il genere? Hanno esplorato il genere? Cioè, abbandonato il discorso. Non volevo venire a vederlo, perché solo il titolo mi faceva schifo, devo essere sincero. Cosa? Quando l'ho visto qui, ma il titolo ho detto, no, sarà un film veramente penoso. Mi è piaciuto tantissimo. Sì, anche lì era un titolo che aveva una targetizzazione, ma alla fine invece esplorava l'estetica del pop degli anni Ottanta, riportato all'artigianità. Tutti e tre, sono le citati, tre veramente ma ci siamo anche noi di fianco a quei tre. Sai cos'è? Però il problema è che sono solo tre. Cioè il problema è che in due anni e mezzo sono solo tre. Quello è il tre più importanti. Dimmene altri. Mai? No. Sì, però quello rientra un po' nella commedia. Io dico film diversi, no? No, il genere. The Place. Sì. Sì. Però è tratto anche da un telefilm. Comunque è un noir surreale, ma non è una cosa fuori. Io parlo anche di... Cioè, no, sui generi si parla anche di canoni estetici, di come anche magari... vengono anche gestiti gli attori, cioè mentre Gigrobò, Veloce come il vento, hanno proprio un appeal internazionale. The Place, che tra l'altro mi è piaciuto molto, lo senti che è un film fortemente italiano. Però vedi che già questo mini dibattito aiuta a capire il fatto che non c'è proprio, quando si parla di cinema di genere, perché c'è proprio quando si dice cinema di genere, tante persone non sanno nemmeno dove andare a. Quali sono i canoni narrativi estetici comunque anche
The Place non è cinema di genere, perché no, comunque sì. Io era più riferito al discorso di ventate di quella. Ma no, sì, mi sembra che dico film italiani sono Dogma, Nella Terra dell'Abbastanza, le cose meglio riuscite negli ultimi anni, quelle della Rohrbacher parliamo di cinema italiano in generale, se parliamo di, però bisogna, The Place secondo me ha il merito di avere un'ambizione elevatissima dopo Perfetti Sconosciuti, quello poteva fare un'altra media ora e fare il cassetto, invece ha rischiato, è quello che probabilmente in Italia non si premia mai, questo coraggio comunque dell'ambizione, nel senso puoi anche fare un film sbagliato che magari non ti convince del tutto, però hai fatto un qualcosa che richiedeva del genere, non mi dico più come un esperimento, sì, quello sicuramente è un esperimento, anche se quando la Ferrini molla lo spazzettone si siede in una standera, per me c'era un cut clamoroso da fare, però chiedo scusa se ho spoilerato il finale a qualcuno. Ciao, se vogliono ferirmi. Ma che ragazzo. Però quello che però tu dici, vabbè, è la mia personissima opinione, però io non sono regista di quel film, io l'avrei finito due minuti prima, secondo me era... E io non bisognava non prendere la ferita, diciamo. Ciao, se vogliono ferirmi. Ride dove l'avresti finito? Ride dove l'avresti finito? Gocciolina di sudore. No, no, nel senso che non, secondo me Rai va bene così. Lì dov'è? Sì, lì dov'è, probabilmente avrei evitato le scene post-credit, ecco, anche per non l'imbarazzo. Non l'ho neanche vista. Anche per l'imbarazzo, non l'ho vista al cinema. Anche per l'imbarazzo del volume, quindi... No, no, Rai, cioè nel senso alla fine, credo che un film finisca dove il regista decide di farlo finire, sì, giustamente. Cioè, però uno dice, vabbè, perché... Questa la dirò, sulla prossima volta che qualcuno mi dirà, sul finale, film finisce quando il regista dice finisce. Esatto. Quando il film finisce quando l'arbitro fischia. In realtà lui prima ha detto che il film dovrebbe continuare nelle nostre teste dopo. Giusto. Il film importante è quello che ti lascia... Finisce nella realtà, poi nella fantasia, voglia. La mia personale recensione del film avviene dopo 5-6 giorni, sì, da quando l'ho visto. Perché il primo impatto ci sono film che ho detto, oh, è meraviglioso. Poi la mattina mi sono svegliato e il film mi è proprio scivolato addosso, non mi è rimasto attaccato, sì, a niente. Quello è un disagio che è nel mio ambiente, non mi trovo ai festival quando c'è la frenesia di dover commentare un film, sì, proprio il titolo di coda, una cosa. È angosciante perché alla fine se non nasci neanche sentimentale, almeno qualche ora, un giorno, perché poi magari mi ridi al capolavoro per qualcosa che poi dici boh, e invece ci sono cose che dici me, boh, non, però poi ci pensi. È rimasto impresso Monte d'Oro, per esempio. Sì. Io ogni volta che sento lì la romanza... Qualche ponte che crolla, ti viene in mente. No, proprio io ho l'immagine di quelle montagne che c'erano in Monte d'Oro. Sì. Dove ci sono i paesaggi, un piccolo film lucano, un regista lucano che è ambientato a Cracco, che è un bellissimo, è un paese fantasma che dopo un terremoto è stato sgomberato, però ancora oggi ogni tanto vengono dei crolli, si dice che ci vivono i fantasmi, insomma, paesaggi lucani. Sì. Bene. Grazie. Grazie a voi. Okay. Ringrazio il mio pubblico, ringrazio Fabio e Jacopo di essere intervenuti stasera. Il prossimo ospite è il 21 novembre, un mercoledì, è un regista che è documentarista originario di Vobarno, quindi abbiamo un locale. A dicembre dovremmo avere il pugliese Pippo Mezzapesa con un bellissimo film con protagonista Sergio Rubini, una poesia per immagini ambientata in Cuba, qua sono di parte, però... ambientato in Puglia, e programmazione di novembre, volantino rosso che trovate fuori, c'è già, quindi vi aspettiamo. Ah, avevano parlato di Sollima e il secondo weekend di novembre avremo un soldato di Sollima, quindi siete invitati, visto che abbiamo uno sponsor importante. Vi è piaciuto il soldato? Non l'avete ancora visto? Però.
è andata al cinema per ora. Oh, perché io ospito, sono tre anni che ospito registi e vi assicuro che sono quelli che vanno meno al cinema in assoluto.